Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pater noster quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Dal Libro di Cielo, volume 8, capitolo 45, 26 agosto 1908. Trovandomi nel solito mio stato, me ne stavo tutta afflitta e quasi stupidita per le solite privazioni, onde appena la sfuggita, Gesù è venuto e mi ha detto: figlia mia, quello che voglio che ti stia a cuore è la costanza nel bene, sia nell'interno che nell'esterno. Perché la ripetizione di amarmi, di tanti atti interiori e del bene costante, fa crescere sempre la vita divina nell'anima. Ma con tale energia che può paragonarsi a quel bambino che crescendo in aria buona e con cibi sani, cresce sempre bene, in piena salute, finché giunge a debita statura, senza aver avuto bisogno né di medici né di medicine. Anzi, è tanto robusto e forte
che solleva ed aiuta gli altri. Mentre chi non è costante cresce come quel bambino che non si nutre sempre di cibi sani e vive in aria putrida, cresce infermiccio. E siccome le membra non hanno forza di svilupparsi e crescere per mancanza di buon nutrimento, si sviluppano con difetti. Quindi, dove si forma un tumore, dove un ascesso. Sicché cammina zoppicando, parla stentato, si può dire che è un povero storpiato. Sebbene si vengono mescolate le membra buone, ma di più ve ne sono difettose. E adonta che consulta medici e prende medicine, poco o nulla gli giovano, perché il sangue è infetto per l'aria putrida e le membra deboli e difettose per il malnutrirsi. Onde sarà uomo, ma non giungerà a debita statura e avrà bisogno di aiuto senza poter aiutare gli altri. Così è l'anima incostante. L'incostanza nel bene è come se l'anima si nutrisse di cibi non buoni ed applicandosi ad altre cose che non sono Dio, è come se respirasse aria putrida. Quindi la vita divina cresce stentata, misera, mancandone la forza, il vigore della costanza. Capitolo 46, 2 settembre 1908. Vi passo giorni amari per le continue privazioni del benedetto Gesù, onde appena è venuto mi ha detto: figlia mia, il segno per conoscere se uno ha vera carità è se ama i poveri, perché se ama i ricchi e da loro si presta, può essere perché spera o perché ottiene, o perché gli stanno simpatici, o per la nobiltà, per l'ingegno, per il bel dire, ed anche per timore. Ma se ama i poveri, li aiuta e li sovviene, perché vede in essi l'immagine di Dio. Quindi non guarda la rozzezza, l'ignoranza, la sgarbatezza, la miseria. Attraverso queste miserie, come da dentro un vetro, vede il Dio da cui tutto spera. E li ama, li aiuta, li consola, come farebbe a Dio stesso. Ecco il bel tipo della virtù, che da Dio incomincia e in Dio finisce. Ma ciò che incomincia dalla materia, materia produce e nella materia finisce. Per quanto pare splendida e virtuosa la carità, non sentendo il tocco divino, né chi la fa né chi la riceve, ambedue restano infastiditi, annoiati e stanchi. E se occorre se ne servono per commettere difetti. Capitolo 47, 3 settembre 1908. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù si faceva vedere tutto luce ed ha detto queste semplici parole: io sono luce. Ma di che è formata questa luce? Quale ne è il fondo? La verità. Sicché sono luce perché sono verità. Onde l'anima, per essere luce e per avere luce in tutte le sue azioni, esse devono uscire dalla verità. Dove c'è artificio, inganno, doppiezza, non ci può essere luce, ma tenebre. E come lampo è scomparso. Bene, ci fermiamo soprattutto a fare un po' di buone considerazioni di nuovo su uno dei temi ricorrenti di questi primi volumi, importantissimo per la santità di un'anima, che è il tema della costanza, oggetto del primo dei tre capitoli che abbiamo appena letto, e in cui Gesù, per farci meglio intendere l'importanza di questa virtù, usa questo azzeccatissimo, bellissimo paragone del bambino che cresce sano e robusto mangiando bene e nell'aria buona, e di quell'altro che cresce infermo e malaticcio, ecco, mangiando male e in aria malsana.
La Sacra Scrittura è tassativa, è lapidaria. Credo che l'abbiamo avuto modo di ripeterlo già in altre circostanze. Il Salmo 119 sentenzia in maniera apodittica e ferma e risoluta: detesto gli animi incostanti. E Gesù, pur non in riferimento direttamente alla costanza, molte volte nel Vangelo parla della perseveranza, che solo chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Parla della costanza, però, per esempio, nella parabola del seminatore. Il seme seminato tra le rocce sono appunto gli animi costanti, quelli che non hanno radice in se stessi, sono gli animi dei facili entusiasmi, ma appena sopraggiunge qualche difficoltà, qualche intoppo, mollano tutto. E il seme della buona parola seminata in loro del Vangelo non giunge a maturazione. Perché è così importante la costanza? Adesso, prima di entrare nel merito, nel dettaglio anche di alcuni riferimenti che fa Gesù, perché in questo mondo, come noi vediamo, tutte le cose avvengono con gradualità, lentamente e nel tempo. Chi ha avuto la grazia da parte del Signore, per esempio, di essere padre o madre, basta che ripensi ai processi di crescita di un infante, da quando è neonato a quando diventa maggiorenne. Ci passano anni. Anni sono giorni, cioè 365 giorni moltiplicati 18 anni è un bel numero, no? Quindi sono adesso ad occhio, insomma, circa 7.000 giorni, sono tanti. E le leggi spirituali, come abbiamo visto tante volte, almeno in questo mondo, in un altro mondo sicuramente no, ma in questo mondo certamente sì, sono soggette alle stesse leggi. Cioè, un'anima non diventa santa dall'oggi al domani, non si procede neanche nello spirito, così come non si procede nella vita comune, così come non si procede nella storia per salti, si procede sempre con gradualità. Le cose che restano più radicate anche tra gli uomini, anche nelle istituzioni, non sono quelle operate tramite gesti, strappi tramite violenze o rivoluzioni, ma sono quelle cose che vengono, che si radicano dentro una cultura, un popolo, un'istituzione, gradualmente attraverso un lavoro fatto nel tempo, che porti piano piano a interiorizzare un certo valore. Oggi purtroppo molte volte sono disvalori, ma il concetto è lo stesso, quindi si comincia cominciando a parlare, a fare dei piccoli cenni, poi creando una cultura, poi promuovendo sempre in maniera tranquilla a vari livelli, fino a quando una certa cosa non viene interiorizzata e poi può diventare patrimonio di una certa cultura, patrimonio di un certo stile politico, patrimonio ecclesiale, insomma, no? I progetti falliscono. Progetti, anche progetti umani, diciamo così, no? Di riforma, chiamiamoli così, la differenza che c'è tra la riforma e l'evoluzione, che l'evoluzione è appunto un atto violento, la riforma invece è una cosa fatta pacificamente, gradualmente, nel tempo appunto, aspettando che le cose maturino, che le circostanze maturino. La rivoluzione si sì, fa tutto e subito, però, come la storia ci dimostra, dura poco. Perché come si è fatta una rivoluzione, così quando quello che sembrava essere il padre eterno di turno e si rivela essere il diavolo, può essere tranquillamente rovesciato con un'altra rivoluzione. Quindi, e ci dimentichiamo tutto quello che è successo. No? La storia è piena di queste cose. Quindi c'è questa legge fondamentale per cui anche nella vita interiore, non parliamo nel cammino della divina volontà. Se l'anima non è costante, non progredisce. Non progredisce. Gesù spiega. Entriamo nel merito.
La costanza nel bene ti deve stare a cuore, perché la ripetizione di amarmi, di tanti atti interiori, è del bene costante. Che dobbiamo chiederci, per esempio, quanti atti di amore ogni giorno io faccio a Gesù? Quanti? E quante volte bacio il crocifisso? Quante? Quanto sono fedele, diciamo così, potendo certamente alle mie, chiamiamole, pratiche interiori. Pensiamo alla vita della Divina Volontà. Atto preventivo si fa tutti i giorni, atto diffusione si fa tutti i giorni, gli atti attuali si fanno tutti i giorni, gli atti di amore si fanno tutti i giorni, i dialoghi con Gesù, lo stare alla sua presenza, l'offrirgli le cose, il fare le cose per lui, si fa tutti i giorni, quel stare costantemente in ascolto della Divina Volontà attraverso le circostanze della vita, attraverso le azioni, andarla a cercare anche nelle piccole cose della vita comune, si fa tutti i giorni. Non posso che un giorno faccio 300 atti d'amore, super fervore, super attenzione, insomma, no? L'impegno dell'attenzione che si deve avere per vivere in questa vita, e mi chiedo anche, insomma, delle minime cose, mettendomi alla ricerca di volere, il giorno dopo zero, niente di te, niente atti di amore, vivo distratto, vivo, come dire, dissipato, e con la testa per aria, con la testa tra le nuvole, arrivo alla sera e dice: Gesù dove stava? Insomma, l'ho completamente dimenticato. Allora, così non si cresce, non c'è niente da fare. Ecco perché anche per noi, no, la crescita, la nutrizione, siamo per un bambino, no? Noi qualche digiuno lo facciamo quando siamo grandi. Un bambino non è molto il caso, d'accordo? Perché se tu vuoi fare digiuni a un bambino, cioè quindi in un processo di crescita, guardate per esempio anche la Chiesa, no? Nella sua maternità sapiente, la legge della Chiesa, per esempio, l'astinenza della carne un giorno alla settimana lo può fare anche un adolescente, e infatti la legge dell'astinenza obbliga dai 14 anni in su, ma la legge del digiuno, secondo la prudente materna legge della Chiesa, vincola dai 18 ai 60 anni, cioè quando una persona sta nel pieno vigore e non ci sono, a meno che non stia in condizioni di salute precarie, controindicazioni. Eppure, attenzione, la legge canonica, quindi il digiuno ecclesiastico oggi per esempio è obbligatorio, quindi è prescritto, sotto pena di peccato quando è prescritto, due volte l'anno, il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. Oggi la legge della Chiesa, insomma, sulla penitenza è molto mitigata rispetto a un tempo. Eppure quelle due volte l'anno non te le fa fare prima di 18 anni. Perché? Perché fino a 18 anni bisogna possibilmente, ecco, mangiare tutti i giorni e mangiare discretamente, perché devi crescere bene. Ecco la fondamentale importanza della costanza nella vita interiore. Allora, noi dobbiamo avere chiare, per esempio, alcune cose. Non si ha vita interiore senza un piano di vita. Ecco, certamente qui poi bisogna sempre guardarsi dal troppo, perché il troppo poco è un difetto, ma è un difetto anche il troppo. Quindi non si può come vivere come se uno stesse dentro una caserma dalle leggi rigidissime, per cui se non ho, che ne so, finito tutti i compitini interiori del giorno, ecco, mi sento male, ho l'ansia da prestazione. Questo è un'altra, come dire, caricatura, ecco, della vita interiore, no? La vita interiore va presa sul serio, ecco. Ma va presa sul serio con quella necessaria elasticità mentale, spirito di discernimento che fa comprendere che se c'è una giornata del tutto peculiare, particolare, non so, un giorno di viaggio,
una partecipazione ad un evento pubblico dove ci sono altre persone, circostanze che uno capisce e deve capire che sono particolari, allora non mi devo far prendere l'ansia, vuol dire che quel giorno salvo alcune cose essenziali, e questo noi dobbiamo saperlo, no? E il resto lo consegno nelle mani della misericordia di Dio. Io mi permetto, insomma, come sacerdote, di suggerire sempre alle persone di avere un piano di vita, io lo chiamo un po' fisarmonica, cioè che prevede un minimo e un massimo. Cioè, che ne so, io ogni giorno faccio. Spesso per dire, una corona del rosario, la messa e l'ora della passione, facciamo un esempio proprio sciocco, questi non si toccano, d'accordo? Se è una giornata tranquilla, questo in caso di urgenza, se è una giornata tranquilla faccio anche, non lo so, la meditazione fatta con calma, il rosario intero di 3 o 4 corone, la lettura spirituale, un momento di adorazione eucaristica, possiamo fare tutto quello che, cioè, che poi ragionevolmente è possibile, no? Che relazione, che ne so, gli impegni in parrocchia, i gruppi che uno frequenta, tutto quello che uno vuole. Ci vuole questo discernimento. Certo, bisogna fare attenzione che da un lato le forze a noi avverse, non esclusi i nemici della nostra salvezza, tentano e generalmente tentano a farci lasciare l'itinerario. Però, ecco, le anime buone o dal carattere forte possono venire tentate anche dallo strafare. Quindi ci vuole sempre questo grande equilibrio, cioè da un lato grande serietà e dall'altro grande elasticità. Ecco, poi nel secondo paragrafo abbiamo un segno. Gesù parla qui chiaramente della carità nei confronti del prossimo. E qui dobbiamo fare delle considerazioni, tra l'altro anche alla luce di come vediamo che il Signore in questo momento stia sollecitando la Chiesa attraverso chi la guida. Figlia mia, il segno per conoscere su una vera carità è se ama i poveri, li aiuta e li sovviene. E per ragioni soprannaturali. Ma questo è un punto distintivo dei figli di Dio. Non c'è un santo che non ha avuto, non tutti sono stati, i santi si chiamano così, i santi della carità, no? Una Santa Teresa di Calcutta, adesso non vorrei fare torto a nessuno, lo dico prima che mi vengono in mente tra tantissimi, un San Giovanni di Dio, un San Camillo dell'Ellis. E ce ne sono stati tantissimi, tanti santi e sante educatori, no? Anche San Giovanni Bosco è annoverabile tra i santi della carità, perché insomma, la carità non è soltanto dar da mangiare agli affamati, no? Per esempio, su questo punto, un San Vincenzo De Paoli. Vincenzo De Paoli era intriso proprio di carità e di amore ai poveri, ne fece proprio, sono famosi i suoi passi, no? Dice: guarda, che se devi fare la meditazione, un povero bussa alla tua porta, smetti la meditazione e vagli a aprire. E non ti preoccupare che la devi recuperare perché hai lasciato Dio per Dio. Ecco, i santi di ispirazione francescana, pensiamo a Santa Elisabetta d'Ungheria, sono veramente, adesso non voglio, non vorrei dimenticare qualche santo della carità eccellente e fargli torto, no? Però questo aspetto l'hanno avuto tutti quanti. E per noi non può essere, come dire, un dato o assente o un optional nella nostra vita interiore. L'amore ai poveri è costitutivo della vita cristiana e della vera carità. Lo dice Gesù anche qui, ma non c'era bisogno, insomma, che lo aggiungesse. Ed è amore soprannaturale. I poveri si amano, si aiutano e si sovvengono, dice Gesù. E lo si fa non, come diceva Santa Teresa di Calcutta, per spirito filantropico, o perché siamo una sorta di hollus, o peggio, con la pretesa di risolvere il problema della povertà, che non si risolverà, perché i poveri servono all'esercizio della, diciamo così, delle nostre virtù. Se sparissero, come faremo ad avere la virtù
tanto cara agli occhi del Signore dell'amore verso i poveri. E come farebbero alcune anime anche ad accogliere questa carità provvidente di Dio che si manifesta attraverso i suoi simili, godendone dei benefici, esercitando a loro volta, a loro questo ha chiesto, l'umiltà, eccetera, no? Quindi noi non facciamo queste cose con la pretesa di, però Gesù dice, dietro la rozzezza, dietro l'ignoranza, dietro la sgarbatezza a volte, chi lavora con i poveri sa bene queste cose qui, chi lavora nelle Caritas, nei centri di ascolto, nelle mense dei poveri, nei dormitori dei poveri, a volte insomma, come dire, si imbatte in sgradevoli episodi, può entrare in crisi, no? Dice, ma che, dove sta Gesù Cristo dietro questo cafone? Uno potrebbe pensare, no? No, ci sta appunto dietro la rozzezza, l'ignoranza, la sgarbatezza, la miseria, di anime che poi sono anche molto provate dalla vita, no? È facile essere carini, gentili ed educati quando va tutto bene, no? Non quando si è stati sballottati magari da vicissitudini di vita che ti hanno fatto precipitare in condizioni di miseria, no? Quindi vanno comprese anche tante cose. Dietro tutto questo però, dice Gesù, come da un vetro vede Dio, da cui tutto spera, e li ama, li aiuta, li consola, come farebbe a Dio stesso. E questo si fa al povero in quanto povero, quindi a prescindere da razza, sesso, cultura, religione, cioè, non è che come so, un buddista non lo aiuto perché aiuta i cattolici, io aiuto tutti, d'accordo? Anche su questo i grandi santi della carità come Santa Teresa di Calcutta sono normativi per tutti, no? Ti aiuto e nemmeno come dire ti aiuto, come dire con la sorta, come dire di una sorta di una specie di pseudo ricatto implicito, ti aiuto però devi diventare cristiano cattolico anche tu. Noi non facciamo queste cose, io ti aiuto, punto e basta. Poi noi confidiamo nel fatto che questo aiuto che mette l'anima in contatto con la carità di Cristo parlerà al cuore della persona e lo porterà spesso e volentieri, molto probabilmente, ad accogliere Gesù, ma come atto libero e volontario, non subordinato a io accolgo Gesù, allora tu mi aiuti o continui ad aiutarmi, io non accolgo Gesù, tu non mi aiuti più. Non si fa così, neanche con la buona intenzione che noi ci avremmo. Quindi questo è un altro punto, adesso arriva Natale e dobbiamo assolutamente confrontarci, vedere anche se per Natale stiamo prevedendo dei gesti assai graditi al Signore di sollievo e sostegno ai poveri, perché passino un Natale un po' meno disagiato. Ecco. Ricordiamo anche il Natale di Gesù, no? Che l'ha passato nella povertà volontaria, ma nella povertà, facendosi uno di loro. L'ultimo punto che abbiamo visto è la verità. E qui Gesù intende verità non soltanto come le cose che sono vere, come dire, le verità di fede, quindi tutto ciò che è di fede divina e cattolica, ma intende anche verità come in parte sinonimo di sincerità, perché qui parla Gesù di artificio, inganno, doppiezza. Artificio, inganno e doppiezza che noi possiamo, attenzione, vivere a tre livelli, non sempre consci, con Dio, con noi stessi o con il prossimo. E anche questo possiamo farlo in maniera cosciente o incosciente. La seconda ipotesi è quella su cui dobbiamo stare sempre allertati. Perché sappiamo che Gesù si era presa tanto nel Vangelo con i farisei. Sappiamo che fariseo in greco si dice ipocrites, cioè ipocrita, e
cioè non fariseo in greco. L'accusa che rivolgeva ai farisei Gesù in greco è ipocrites, ma ipocrites significa etimologicamente attore. Quindi l'attore per antonomasia finge. Quindi quello che mostra sulla scena è finzione rispetto alla realtà, non è vero. E allora noi sappiamo che una delle grandi risorse, uno dei grandi punti forti della vita nella divina volontà è che l'anima che voglia entrarvi deve necessariamente porsi in coscienza davanti a Gesù, a nudo davanti a lui, lasciarsi illuminare, denudare, interrogare sulle motivazioni vere, profonde per cui fa le cose, se le fa per le creature, se le fa per Gesù, onde smascherare eventuali artifici, inganni e doppiezze. Chiaro che quando ce n'è uno volontario, sia che io penso di ingannare nostro Signore, no? Per esempio, un esempio, vado a confessarmi e non dico, pur sapendo di dovergli dire, una serie di peccati mortali. Questo è un inganno che si presume fare nei confronti di Dio, d'accordo? Ma è un inganno fatto anche nei confronti di me stessa, perché io lo so che sto bleffando. O nei confronti del prossimo, quando uno vuole raggirarlo, quando uno vuole carpirne la fiducia, quando uno vuole appunto ingannarlo, lo sappiamo quando queste cose le facciamo coscientemente e volontariamente, no? Ecco, più complicato è discernere quelle inconsce, quelle involontarie, che sono però le più pericolose. E la luce che il Signore porta sicuramente a chi l'accoglie gli farà appunto luce. Per discernere, per accorgersi, per vedere, forse in maniera molto dolorosa, ma quanto mai necessaria, perché con Dio non ci si può muovere se non alla luce del sole e senza artifici, senza doppiezze, senza inganni di nessun tipo. Ecco. Né nei confronti di noi stessi, che sono tantissimi, né nei confronti del prossimo. Bisogna fare attenzione seria a questo punto, perché questo è un altro punto di solida crescita. Ricordiamo quante volte Gesù dice che le azioni, anche sante, anche buone, anche devote, lui si gira dall'altra parte dinanzi a molti che le fanno. E perché? Perché non le fanno con cuore umile, sincero, ecco, non invischiato, ecco, in artifici, inganni e doppiezze, quasi sempre camuffate dietro false e pseudo apparenti intenzioni. Questo è un fronte, diciamo così, un punto di esame dove dobbiamo stare sempre con le antenne allertate ed essere accoglienti nei confronti della sollecitazione della grazia ogni volta che vuole metterci nella verità. Bene, Santa Vergine Maria, affidiamo a te la nostra anima, perché tu ci aiuti ad essere sempre costanti nel bene, ad avere questo immenso amore, condiviso certamente con te, nei confronti dei poveri, ricordando, ecco, che tu, Gesù, San Giuseppe, avete voluto anche essere poveri, non soltanto amare i poveri e aiutarli, sovvenirli. A farvi per amore poveri, farvi uno di loro. E prendici per mano e guidaci sempre alla sincerità profonda del cuore, a non cadere mai in tranelli, in trappole, inganni, doppie vite, ipocrisie di ogni genere che non piacciono al Signore e che non ci consentono di vivere nella sua amicizia. La tua materna mano, ecco, amorevole ma anche ferma, ecco, e sollecita, ecco,
nel tirarci fuori da inganni ed errori sia sempre con noi, perché possiamo camminare sempre nella luce della verità e della sincerità. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.